Medicinali e servizi, Farmacia Cantò, Laboratorio Galenico, Holter Pressorio, autoanalisi di glicemia, colesterolo, emoglobina glicata e tanto altro ancora. Farmacia Cantò, Viale Europa 23D, Monte Silvano. Una realtà dalla trentennale esperienza. Ortosan, convenzionata ASL e INAIL. Specializzata nella costruzione, vendita, noleggio ed assistenza di prodotti ed ausili ortopedico-sanitari. Punto di riferimento per il centro Italia, con tecnici specializzati e attrezzature all'avanguardia. Ortosan, Corso Umberto 16, ex Monti, Monte Silvano. Presenti anche ad Atessa, Penne, Vasto e Giulianova. Benvenuti a una nuova puntata di Medicina in Forma. Quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere come ospite il dottor Paolo Di Bartolomeo, che saluto e che ringrazio per aver accettato il nostro invito, che è il direttore del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologia del nostro ospedale, dell'Ospedale Civile di Pescara. Benvenuto, dottor Di Bartolomeo. Grazie. Allora, chiaramente parleremo di malattie del sangue col dottor Di Bartolomeo. Intanto vorrei chiederle, per iniziare, sappiamo cos'è il sangue, ma ci parli un po' più approfonditamente che cosa circola col sangue e quali sono le principali cellule che ci sono. Allora, sì, possiamo parlare, intanto per inquadrare l'argomento, quali sono le principali malattie ematologiche. Se mi dà la prima slide, ecco, l'ematologia è una branca della medicina interna che si occupa del sangue e degli organi che compongono il sistema emolinfopoietico. Questo è importante perché non soltanto parliamo di sistema emopoietico dal greco significa fare sangue, ma anche linfo, quindi il sistema che sta tutta alla base del nostro sistema immunitario. Quindi l'ematologo studia le cause, la diagnosi, il trattamento, la prognosi e la prevenzione, molto importante, delle malattie del sangue. Possiamo distinguere tre grandi capitoli delle malattie ematologiche. Le malattie ematologiche cosiddette maligne, un termine che a me non piace molto, ma però questo è quello usato, che comprende, ecco, ne ho messe alcune, le leucemie acute, le leucemie croniche, il mieloma, tutto il gruppo dei linfomi, linfomi di Hodgkin, linfomi non Hodgkin, le mielodisplasie, quelle tipiche malattie soprattutto delle persone anziane che sono l'anticamera poi della leucemia, la mielofibrosi, altra tipica malattia ematologica maligna. Poi vi sono le malattie ematologiche cosiddette non maligne, che possiamo distinguere in quelle congenite, esempio tipico è la talassemia, altrimenti conosciuta come anemia mediterranea, quella vera, ossia quella che costringe il bambino affetto da talassemia major a poter sopravvivere soltanto con l'uso di trasfusioni. La drepanocitosi, altrimenti chiamata falcemia, malattia in cui i globuli rossi della persona si trasformano da una forma ovalare in una forma vera e propria di falce. E anche quelle acquisite, le anemie carenziali, per esempio, sono un tipico esempio di malattia ematologica non maligna. L'esempio tipico è l'anemia da carenza di ferro. Se noi ematologi potessimo curare soltanto anemie da carenza di ferro, staremmo proprio in paradiso perché avremmo grandissimi successi senza grandi problemi. Poi esiste tutto il capitolo delle malattie della coagulazione, sia quelle congenite, esempio tipico è l'emofilia, ma anche quelle acquisite, per esempio la trombocitemia, che è a cavallo anche di una malattia ematologica maligna, oppure la piastinopenia cronica, che è una tipica malattia coagulativa. Ora, il concetto fondamentale nel prossimo schema, lo si può vedere molto bene, è che questa è una rappresentazione molto schematica dell'emopoiesi e anche della linfopoiesi, ossia del sistema che sta alla base della produzione delle cellule che circolano nel sangue. Voi vedete che in alto c'è una cellula che è chiamata cellula staminale totipotente, che dà origine a una seconda cellula. Vedete le frecce? Una va verso il basso e una va verso l'alto. Che significa questo?
Questa funzione della cellula staminale è molto importante perché questa cellula da un lato matura, quindi genera una nuova cellula, ma dall'altro lato genera anche se stessa ed è questo meccanismo che consente di mantenere il sistema, altrimenti la cellula una volta maturata il sistema morirebbe, noi non avremmo più cellule nel sangue. Ecco, da queste cellule derivano altre, c'è una triplice classificazione, quindi una cellula che genererà poi i globuli rossi, vedete a sinistra, quella che genera i globuli bianchi e quella che genera le piastrine. Quindi nel nostro sangue, come vedete a sinistra in rosso nel sangue, vi è la sede della produzione di tutte queste cellule. Quindi il motore è nel midollo, nel sangue in pratica noi abbiamo la carrozzeria di una macchina, cioè tutto quello che vediamo, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Bene, questo motore, questa fabbrica di cellule staminali, totipotenti, questa fabbrica è nel midollo. Dove si trova il midollo? Dove lo troviamo? Il midollo praticamente è ubiquitario, in tutte le ossa, chi ce n'ha di più, chi ce n'ha di meno. Per esempio il bacino è un osso ricchissimo di midollo, tant'è vero che quando facciamo i trapianti di midollo prendiamo il midollo proprio dal bacino del donatore. Tutte le ossa lunghe, per esempio i femori, sono assolutamente ricchi di midollo, le tibie, ma anche le ossa piatte, per esempio le ossa del cranio, per quanto piatte possano essere, però hanno una buona riserva di midollo. L'attività del midollo osseo è sempre uguale o durante le fasi della vita cambia? Dunque, è sempre uguale, il midollo ha una sola funzione, quella di produrre le cellule del sangue, e ne produce in quantità spaventose. Voi pensate che in un millimetro cubico di sangue ci sono circa 5 milioni di globuli rossi. Se è vero come è vero che un individuo mediamente ha 5-6 litri di sangue, considerate quanti miliardi di globuli rossi ci sono. Un globulo rosso vive normalmente all'incirca 120 giorni, ma un globulo bianco vive poco più di 24 ore. Se in un millimetro cubico di sangue ci sono 10.000 globuli bianchi, immaginate quanti miliardi di miliardi di miliardi di cellule di globuli bianchi deve produrre il midollo per poter mantenere sempre l'equilibrio. Molto importante a destra, vedete i linfociti. I linfociti sono una varietà di globuli bianchi che attraverso anche il timo, che è su in alto, dà origine al nostro sistema immunitario. Da queste cellule, da questo sistema, deriva tutto un capitolo di cellule, di malattie, scusate, che sono i linfomi. Bene. Esistono dei fattori ambientali che possono determinare delle disfunzioni sul midollo? Certamente vi sono alcuni fattori che sono ritenuti, possiamo anche lasciare la diapositiva, che sono ritenuti assolutamente adatti a facilitare lo sviluppo delle malattie del sangue. Parlo soprattutto delle malattie ematologiche maligne, le leucemie, i mielomi, i linfomi. Questi sono soprattutto fattori ambientali, sicuramente. Per esempio il benzene è una tipica sostanza che può dare origine a leucemie anche in modelli animali. Il fumo di sigarette sicuramente è un fattore che facilita le malattie del sangue. I campi magnetici, l'uso di telefonini. L'uso di telefonini non è stato mai documentato, mentre ad esempio le radiazioni, quelle sicuramente. Per esempio una cosa sono i pazienti sottoposti a radiazioni perché hanno un altro tumore e quindi possono sviluppare poi nel corso della loro vita anche una malattia ematologica. Si parla per esempio di leucemie secondarie a radioterapia. Una cosa sono invece le radiazioni emesse per esempio da un ambiente talmente inquinato in cui le radiazioni possono farla da padrone. Bene, possiamo andare avanti credo con la diapositiva. Lei ha fatto un quadro delle patologie che lei cosiddette maligne e quelle cosiddette benigne, ma ecco, volevo aprire un discorso sulle leucemie. Cosa sono queste leucemie? Che già il termine, dicevamo prima, fa paura. Come dice il termine, di qui di nuovo dal greco, leucemie, quindi si parla di bianco, quindi di malattia
delle cellule bianche, ossia dei globuli bianchi. E le leucemie possono essere innanzitutto acute, e sono quelle che devono essere curate immediatamente, e poi ci sono le forme croniche, la leucemia mieloide cronica, la leucemia linfatica cronica, che hanno invece dei corsi molto più prolungati. Nell'ambito delle leucemie acute, che per me che faccio l'ematologo da oltre 40 anni, sono veramente tuttora lo spauracchio, e soltanto a sentire il nome leucemia un tempo veramente venivano i brividi. Oggi essere malati di leucemia è sicuramente una diagnosi molto pesante, ma non è una sentenza definitiva, questo lo posso dire con assoluta certezza perché ho visto tanti pazienti guarire. Vi sono due forme sostanziali di leucemia acuta: la leucemia mieloide acuta, che colpisce più le persone giovani e anziane, e la leucemia linfoblastica acuta, che è più appannaggio dei bambini, ma non mancano forme di leucemia linfoblastica acuta anche negli adulti. Per quanto riguarda le leucemie acute, qual è il sintomo che ci fa pensare a una malattia di questo tipo? Allora, facciamo l'esempio tipico della leucemia mieloide acuta dell'anziano. Non vi sono sintomi specifici, ma sintomi generici. Quando si instaura un quadro di leucemia mieloide acuta, il midollo dell'individuo in pratica viene a riempirsi non più di cellule che maturano, quindi cellule normali, ma di cellule cosiddette blastiche, cellule tumorali, cellule leucemiche. Lo sviluppo di queste cellule nel midollo fa sì che il midollo inevitabilmente viene ad avere diminuita la sua funzione, quindi i globuli bianchi possono aumentare a volte tantissimo, per esempio 100.000, 200.000 globuli bianchi. L'emoglobina di solito cala, quindi il paziente ha una anemia, e le piastrine di solito scendono, quindi tipico segno è l'emorragia. Quindi, riassumendo, i segni tipici di una leucemia mieloide acuta sono il pallore. Pallore. Il paziente è pallido, comincia a perdere le forze, è astenico. Magari c'ha delle macchie emorragiche alle gambe, le cosiddette petecchie, oppure dalle gengive, ha un sanguinamento quando si lava i denti. Febbricola. Oppure un tipico altro sintomo è la febbre. Per esempio un paziente che ha una infezione, ha una febbre, questa febbre non passa, passa una settimana, due settimane, la febbre persiste. Tutto ciò induce il paziente a chiedere consulta al suo medico. Il medico, già nel vederlo, se lo vede pallido, la prima cosa che fa, dico, amico mio, vatti a fare un emocromo. Fatto l'emocromo, la diagnosi di leucemia praticamente è gran parte fatta. Se dall'emocromo risultano 100.000 globuli bianchi, 7 grammi di emoglobina, 10.000 piastrine, il medico manderà subito il paziente in ematologia, dove con una semplice biopsia del midollo noi facciamo la diagnosi. Le leucemie del bambino sono così diverse da quelle dell'uomo adulto? Direi di sì, perché innanzitutto per i risultati. Io ho messo questa diapositiva a cui sono molto legato, non è una diapositiva mia, quindi prodotta nel mio reparto, ma è una diapositiva che è stata prodotta recentemente sulla più importante rivista al mondo di medicina, New England Journal of Medicine. Questa diapositiva fa vedere come le terapie che si sono instaurate negli ultimi 40 anni, 50 anni, hanno di fatto capovolto totalmente la situazione. Vedete che nel 1960-70 la curva più in basso, questa è una curva cosiddetta di Kaplan-Meier, quindi è una curva di sopravvivenza, 0 il giorno in cui il soggetto ammala, 10, vedete in basso 10, cioè a 10 anni dalla diagnosi, nel 1970 viveva sì e no il 5-10% dei pazienti, praticamente morivano tutti i bambini ammalati di leucemia. Man mano ci sono stati progressi enormi, in cui devo dire l'Italia ha contribuito in maniera egregia, perché in Italia si è costituita un'associazione che si chiama IEOP, Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica. Grazie a protocolli innovativi, a farmaci innovativi, vedete come negli ultimi decenni, nel 2006-2009, oltre l'80-85% dei bambini ammalati di leucemia dopo 6 anni è vivo e sta bene.
E se un paziente arriva a 10 anni dalla leucemia, dall'esordio della leucemia e sta bene, vuol dire che è guarito. Quindi, in sintesi, nell'arco di 50 anni siamo passati dal 10% di sopravvivenza a quasi l'85-90% di sopravvivenza, e questo è un risultato strabiliante. Ma non ci basta, dobbiamo arrivare al 100%, allora sì che potremmo essere tutti contenti. Oggi anche perdere un solo bambino per leucemia è un evento assai assai doloroso, e purtroppo capita ancora. Quello a cui dobbiamo mirare è arrivare veramente al 100%. Non è la stessa cosa negli adulti, dove negli adulti invece i risultati sono sicuramente meno brillanti rispetto a questo, sia pure con grandissimi progressi. Nella leucemia mieloide acuta dell'adulto, soprattutto nei pazienti trapiantati che hanno fatto il trapianto, si può arrivare a percentuali di guarigione anche del 50-60%, ma i giovani e gli adulti, per non parlare degli anziani, ancora abbiamo tanti insuccessi, diciamo che c'è ancora tantissimo da lavorare. Esiste una diversa incidenza tra sesso maschile e sesso femminile? Ma direi di no, non ci sono grandissime. Se ci riferiamo alle leucemie acute in generale, non c'è una grandissima differenza. Ci sono anche delle forme fulminanti di leucemia. In quel caso sono fulminanti perché non facciamo in tempo a fare diagnosi o perché la malattia è talmente grave che intanto nulla possiamo fare? Possiamo togliere la diapositiva. Introduciamo il concetto trapianto, ma prima voglio rispondere alla sua domanda. Il termine leucemia fulminante è un termine che in ematologia, in medicina, non esiste. Fulminante indica soltanto il fatto che a volte il paziente con leucemia acuta arriva in ospedale e sviluppa immediatamente una complicanza, per esempio un'emorragia cerebrale, un'emorragia gastrica o un'infezione, una polmonite, che è talmente rapida che noi non riusciamo assolutamente a controbattere. Quindi il fulminante indica un decorso rapidissimo nel quale la malattia non ci dà tempo praticamente neanche di fare nulla. Quindi in questi casi il paziente lo perdiamo per le complicanze, per le complicanze sempre, che per la malattia. E tuttora, dopo 40 anni che io sono e più che sono ematologo, le infezioni rappresentano circa l'80, forse più, per cento di cause di morte del paziente ematologico in generale. Il paziente ematologico muore soprattutto per infezioni e nel 10-20% muore per emorragia, poi anche per altre cause, ma lo spauracchio vero del paziente ematologico è l'infezione. Bene, allora, come si curano le leucemie una volta fatta la diagnosi? Allora, vi sono alcuni pazienti che sviluppano forme di leucemia che difficilmente possono guarire con la sola chemioterapia. Allora, introduciamo intanto il concetto. Come si cura una leucemia acuta? Si cura sostanzialmente con la chemioterapia, che è la base di tutto. Fatta la chemioterapia, facciamo l'esempio di un paziente giovane, 30 anni, 40 anni, con leucemia mieloide acuta. Fa la chemioterapia, fa il suo primo ciclo di chemioterapia e a questo punto vi sono tre possibilità. O si sviluppa una complicanza subito, il 10-20% dei pazienti muore già nel primo o secondo mese, di solito per infezione. Oppure il paziente sviluppa resistenza alla chemioterapia e deve necessariamente fare altra chemioterapia, oppure l'avvenienza più frequente, 60-70% dei casi, il paziente sviluppa una remissione completa, ossia le cellule leucemiche scompaiono dal midollo e il paziente torna in buone condizioni generali. A questo punto, in base al tipo di malattia, decidiamo se fare o no il trapianto. Il trapianto, come vedete scritto qui, trapianto di midollo osseo, che significa trapianto di cellule staminali emopoietiche, quindi è lo stesso il termine che indica la stessa cosa, non è altro che, non è un intervento chirurgico, assolutamente, di chirurgico non c'è niente, ma è una procedura medica estremamente complessa che ha l'obiettivo di sostituire, come tutti i tipi di trapianto, il midollo malato di un individuo con il midollo sano di un altro individuo, ossia di un donatore. In questo caso si parla di trapianto allogenico, oppure in alcuni casi usiamo il midollo stesso del paziente
sempre per fare un trapianto che questa volta si chiamerà autologo. E nel caso del trapianto, che percentuale abbiamo che il malato guarisca? Allora, questo molto dipende da vari fattori. Uno dei fattori principali è il grado di compatibilità del donatore. Se il donatore è un fratello o una sorella compatibile, per esempio nelle leucemie mieloide acute arriviamo a percentuali di guarigione del 50-60%. In alcune malattie, come la prossima, se fa vedere la diapositiva, ci si potrebbe domandare, ma quali malattie curate con il trapianto allogenico sia fatto da donatore? A sinistra vedete tutte le tipiche malattie ematologiche maligne, leucemia mieloide acuta, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloide cronica ormai molto poco, la sindrome mielodisplastica, alcuni tipi di linfoma sia di Hodgkin che di non Hodgkin, soprattutto ecco, le leucemie mieloide acute e linfoblastiche acute rappresentano la schiera maggiore di malattie che mandiamo a trapianto. Poi vi sono a destra tutte le malattie cosiddette non maligne, tipiche la plasia midollare, ma soprattutto anche la talassemia major, la trepanocitosi, ossia quelle malattie genetiche, congenite, con le quali ci si nasce. E devo dire che nella talassemia major, a Pescara abbiamo sviluppato una delle casistiche più importanti al mondo, abbiamo pubblicato varie volte le nostre casistiche, potete vedere nella prossima diapositiva che nella talassemia major abbiamo raggiunto i risultati maggiori che in qualsiasi altra malattia. Circa l'85-90% dei pazienti affetti da talassemia major giunge a guarigione, sia quelli più piccoli sotto 10 anni, sia quelli intermedi, gli adolescenti fra i 10 e i 17 anni, ma anche gli adulti sopra i 18 anni. Abbiamo percentuali di guarigione, vedete a destra, disease free survival, significa sopravvivenza libera da malattia. A 20 anni dal trapianto l'80-85% dei pazienti sono guariti, ossia non fanno più trasfusioni, sono diventati individui normali e in alcuni casi, abbiamo proprio pochi mesi fa pubblicato un articolo bellissimo, sono diventati addirittura genitori, hanno mantenuto la capacità di procreare, hanno dato origine a figli assolutamente normali. Bene, oltre alle classiche terapie che conosciamo, e quindi abbiamo parlato del trapianto, abbiamo parlato della chemioterapia, ci sono delle terapie innovative? Sì, questo era il trapianto autologo, le rispondo subito alla sua domanda che è molto interessante. Il trapianto autologo oggi viene usato soprattutto nel mieloma multiplo, dove, qui c'è un errore, ma mieloma multiplo è il termine esatto, e nei linfomi. In queste due malattie il trapianto autologo sia fatto con le stesse cellule del paziente che vengono congelate, criopreservate per un tempo lunghissimo e con le quali poi possiamo fare delle terapie ad alte dosi. Passiamo invece alla sua domanda, se ci sono terapie innovative. Può togliere la diapositiva, che credo questa sia l'ultima. Le rispondo a questa diapositiva dicendo che oggi sì, ci sono terapie innovative. Queste terapie hanno avuto inizio negli Stati Uniti non tanto tempo fa, 4-5 anni fa. Il concetto è quello di curare le leucemie in particolare, ma anche il mieloma, anche il linfoma, non con la chemioterapia, ma con le cellule stesse del paziente, ossia le cellule immunitarie del paziente, i linfociti del paziente, quelli sani, vengono prelevati al paziente e vengono ingegnerizzati, ossia viene insegnato a queste cellule a riconoscere, questo lo si fa in laboratorio, viene insegnata a riconoscere le cellule leucemiche. Le cellule leucemiche hanno determinate caratteristiche. Facciamo un esempio, hanno il colore rosso sulla loro superficie. Allora, a queste cellule sane del paziente viene insegnato a riconoscere le cellule rosse. Una volta che sono state quindi preparate in laboratorio, questo sistema si chiama CAR-T, questo è il termine inglese, e anglosassone, ecco, queste cellule vengono reinfuse al paziente e hanno la capacità di distruggere totalmente la leucemia. Qualche anno fa, quando è iniziata, era talmente forte la distruzione che
addirittura alcuni pazienti morivano per le cause dirette e le infusioni di queste cellule venivano fatte addirittura in reparto di rianimazione. Oggi ci sono stati numerosi miglioramenti. Lei mi potrebbe chiedere, ma a Pescara si fanno? Ecco, stavo per chiedere, infatti. Allora, noi abbiamo inaugurato 2 anni fa una cell factory, quindi ci siamo dotati degli ambienti dove poter, speriamo, mettere a punto le tecniche. Abbiamo iniziato, quando abbiamo inaugurato la cell factory, i mass media hanno molto confuso le idee al popolo, perché praticamente hanno detto che noi con le CAR-T volevamo curare anche i tumori solidi. Abbiamo ricevuto migliaia di richieste, ma non era vero. No, noi stavamo facendo e stiamo persistendo nell'idea di poter mettere su anche a Pescara il sistema delle CAR-T. Oggi pensate, fare un intervento di CAR-T negli Stati Uniti a un paziente italiano, pazienti che non hanno più niente da chiedere alla vita, ma ci vogliono non meno di $700,000. Noi speriamo di poterlo fare in Italia a costi sicuramente più bassi. Molto più bassi. Ecco, oggi diciamo questa è la strada innovativa. In Italia qualcuno ha già iniziato, noi siamo sulla strada, speriamo che l'azienda in questo ci supporti, ci sta supportando sicuramente. Dobbiamo modificare alcuni aspetti tecnologici, però l'idea è quella di poter avere anche queste terapie innovative a Pescara. Io volevo farle una domanda che un po' esula strettamente dalla scienza. Il suo reparto è noto, passa per un'eccellenza dell'ospedale di Pescara. È un reparto che storicamente è stato sempre il fiore all'occhiello della nostra ASL e lo è tuttora. Nonostante le difficoltà ambientali, le difficoltà logistiche, come vanno le cose? Sinceramente, quando mi si dice l'ematologia è il fiore all'occhiello dell'ospedale della sanità abruzzese, la cosa, devo dire, mi innervosisce alquanto. Perché se da un lato è vero che l'ematologia di Pescara ha fatto e continua a fare un grandissimo lavoro anche di innovazione, non soltanto nel settore dell'ematologia, ma anche della medicina trasfusionale, delle biotecnologie, come ho detto adesso, vogliamo sviluppare nuovi sistemi. Però ecco, il sistema ematologia in Abruzzo è un sistema che purtroppo funziona male, perché vi è un solo reparto per 1.400.000 abitanti, ma soprattutto non è stata creata quella che si doveva creare con la legge che fu fatta a suo tempo, la rete ematologica regionale. Non funziona, per cui tutti i pazienti continuano a venire a Pescara, noi siamo sovraccaricati totalmente. Teramo, che era stata per tanti anni un nostro baluardo per l'ematologia, è destinata a sparire perché la regione non ha ancora deciso e stabilito come debbano operare nel campo ematologico a Teramo. A Vasto l'ematologia non esiste più, sul Mona praticamente c'è soltanto un ambulatorio. Ecco, la rete ematologica è veramente carente. Quindi Pescara è sovraccarica. Noi abbiamo un reparto con 62 posti letto, il che è veramente un eccesso sotto tutti i punti di vista, e con un ingresso giornaliero di circa 200 persone ogni giorno nei nostri ambulatori. Detto questo è detto tutto, non abbiamo la struttura, non abbiamo sale d'aspetto, abbiamo camere a 5 letti, abbiamo un day hospital con una sala di infusione con 10 poltrone. Ditemi voi se tutto questo è ammissibile. Io voglio ringraziare il dottor Di Bartolomeo che, oltre a lanciarci dei messaggi incoraggianti per quanto riguarda le patologie ematologiche più gravi, che oggi grazie alla loro opera e al loro servizio, e ringrazio per questo anche tutti coloro che operano in quel reparto e lo fanno con dedizione, con amore direi, ha lanciato anche un altro messaggio importante. Io credo che alcune politiche regionali in ambito sanitario vadano un attimo riviste, anche la chiusura degli ospedali stessi. E in questa ottica, in questa logica,
Io il campanello d'allarme che lei ha lanciato credo che sia un campanello che suona molto forte. Allora, io devo dire che il nuovo direttore generale, la nuova direzione strategica, ha raccolto quelle che sono le nostre, chiamiamole, lamentele. Il nuovo direttore generale ha lanciato un piano ematologico nuovo. Certo, ci vorrà tempo per la realizzazione. E il nuovo direttore generale ha pensato a un modello di a una unità di ematologia e oncologia, vuole costruire letteralmente ex novo un polo ematologico ed oncologico. Ci vorrà tempo, io dico per tutto il tempo che ci vorrà, ci vorranno anni. Chi li assisterà, i nostri pazienti? Giusto. Come facciamo? Giusto. Allora, il nuovo direttore generale, nuovo, ormai non è più nuovo perché e sta lì quasi a scadenza, insomma, sono 2 anni, mi sembra. Ecco, il direttore generale, che tra l'altro è un carissimo amico, ma anche tutti gli altri dello staff, della direzione strategica, conoscono molto bene i problemi e io sono sicuro che se dipendesse da loro farebbero tutto. Però l'ospedale è stretto, non ci sono i locali, non c'è modo al momento di poter sopperire alle nostre esigenze. Speriamo che venga qualche idea nuova e che qualcosa in più si possa Intanto fare. Intanto iniziamo a non chiudere gli ospedali che funzionano, basterebbe iniziare da lì e credo che, dicevo, il campanello d'allarme che ha fatto suonare fortemente il dottore arrivi nelle stanze della politica, dove si possa anche ragionare sul fatto che solo Pescara non basta per curare un'intera regione. Io ringrazio ancora il dottor Paolo Di Bartolomeo, che spero di avere ancora nostro ospite per parlare di altre patologie. Non abbiamo ancora chiuso tutto il capitolo delle leucemie. E il tempo è sempre tiranno, ma credo che ha spiegato molto bene, con una lucidità eccezionale, quali che sono le malattie più importanti. E mi riservo di invitare il dottore ancora per la prossima volta, per una prossima volta ancora con noi. Grazie, dottor Di Bartolomeo. Sarà un piacere, grazie a voi. Grazie a voi. Per la prossima volta. Grazie. E tanti saluti a tutti i telespettatori. Arrivederci. Una realtà dalla trentennale esperienza. Ortosan, convenzionata ASL e INAIL, specializzata nella costruzione, vendita, noleggio ed assistenza di prodotti ed ausili ortopedico-sanitari. Punto di riferimento per il centro Italia, con tecnici specializzati e attrezzature all'avanguardia. Ortosan, Corso Umberto 16, ex Monti, Monte Silvano. Presenti anche ad Atessa, Penne, Vasto e Giulianova. Medicinali e servizi, farmacia Cantò, laboratorio Galenico, Holter Pressorio, autoanalisi di glicemia, colesterolo, emoglobina glicata e tanto altro ancora. Farmacia Cantò, Viale Europa 23D, Monte Silvano.